I due titolari di un'azienda commerciale di Bolzano sono stati denunciati per ricettazione di rame, mentre un 19enne nomade è stato a sua volta denunciato per furto e ricettazione. L'operazione è stata svolta dalla polizia ferroviaria del capoluogo, che al termine di una serie di indagini e appostamenti ha scoperto nel magazzino della ditta 400 kg di rame per un valore di circa 2.000 euro. Parte del metallo sequestrato è stato individuato dai responsabili di Trenitalia come materiale utilizzato per la messa a terra lungo le linee ferroviarie. Diciamo che questi furti comportano, oltre a un danno economico, anche un disagio, perché se i treni rimangono senza corrente si bloccano, si fermano e quindi i passeggeri rimangono praticamente a piedi. Quindi noi cosa facciamo? Periodicamente svolgiamo dei servizi presso alcuni esercizi commerciali dove vengono rottamati materiali ferrosi e smaltimento di rifiuti in genere. Quindi facciamo dei controlli a campione, abbiamo una squadra che lavora, che si occupa espressamente di questo, e lì attraverso i registri e attraverso i controlli che noi possiamo fare materialmente dobbiamo cercare di constatare se qualcuno ha venduto loro, diciamo, questo materiale, cioè il rame. Rubare il rame lungo le linee ferroviarie, oltre ad essere un reato, costituisce anche un grave pericolo per chi lo attua. Recentemente nel Lazio un uomo è rimasto folgorato proprio mentre stava eseguendo questo genere di furto.